Buonasera, bentrovati. Con l'informazione del TG Max apriamo con la pagina della sanità. Nuovi ospedali a Lanciano e Vasto. La direzione della ASL di Chieti convoca i sindaci per il prossimo 5 agosto. Sentiamo. Due distinte conferenze di servizi per sbloccare rapidamente le procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto. E questa è l'iniziativa assunta dal direttore generale dell'ASL di Chieti, Francesco Zavattaro, comunicata al Comitato Ristretto dei Sindaci. Il direttore ha anticipato ai primi cittadini di aver inviato due distinte convocazioni con il coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati. Il primo incontro, previsto per venerdì prossimo, 5 agosto, a mezzogiorno nella sede della direzione generale a Chieti, si legge nella nota della ASL, è riservato al sindaco di Vasto. Con Luciano Lapenna il manager intende avviare un lavoro congiunto volto a definire il progetto di urbanizzazione dell'area scelta e a determinare i costi delle opere. L'ASL, come è noto, ha già individuato e acquisito al proprio patrimonio il terreno su cui realizzare il nuovo ospedale in località Pozzitello per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Altra storia invece per Lanciano. Per sapere qualcosa di più sul nuovo ospedale frentano bisognerà attendere il dopo Ferragosto. È stata fissata il 1 settembre la conferenza dei servizi istruttoria dedicata al dopo Renzetti. Sarà un confronto con gli amministratori del territorio per individuare la migliore localizzazione per il nuovo presidio e avviare velocemente, dice ancora la ASL, le procedure per la realizzazione. Sono stati invitati i sindaci di Lanciano e degli altri comuni dell'area frentana e dell'Aventino Medio Sangro, 45 in tutto, oltre al presidente della provincia di Chieti. È importante, specifica Zavattaro, ottimizzare i tempi per scongiurare il rischio di perdita dei finanziamenti. C'è la possibilità concreta di realizzare ospedali moderni e di far compiere un importante salto di qualità all'assistenza in questo territorio. È un treno, conclude il manager, che non possiamo permetterci di perdere. Inchiesta a Spoltore, l'opposizione chiede le dimissioni del Consiglio Comunale. Intanto oggi il GIP del Tribunale di Pescara ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare presentata dal legale di Luciano Vernamonte. Agli arresti domiciliari restano anche l'ex presidente del Consiglio regionale Marino Roselli e il sindaco di Spoltore Franco Ranghelli. Sono trascorsi 8 giorni dalla bufera giudiziaria che ha scombussolato il comune di Spoltore. Martedì scorso, infatti, il sindaco Franco Ranghelli, l'ex presidente del Consiglio regionale Marino Roselli e l'ex vicepresidente della società Ambiente S.p.A. Luciano Vernamonte finirono agli arresti domiciliari con le accuse di associazione per delinquere, concussione, corruzione, falso ideologico e abuso d'ufficio. Ad una settimana di distanza nulla è cambiato. Vernamonte, Roselli e Ranghelli sono ancora ai domiciliari e il comune di Spoltore resta in confusione. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, tenutasi lo scorso venerdì, i fatti giudiziari non sono stati nemmeno accennati, come spiegato dal consigliere provinciale e comunale dell'Italia dei Valori, Luciano Di Lorito. Noi rabbrividiti nell'ultimo Consiglio Comunale, quello di venerdì, benché convocato 15 giorni prima e ovviamente non iscritto all'ordine del giorno, pensavamo che quantomeno gli organi lì rappresentativi dell'ente comunicassero qualcosa al Consiglio Comunale, l'espressione diretta dei cittadini. Quindi appunto come opposizione cosa farete? Convocherete un nuovo Consiglio? Chiederete le dimissioni del Sindaco? Noi innanzitutto abbiamo preso contatti con il Prefetto di Pescara, siamo in contatto costantemente con la Prefettura di Pescara perché questa è una grande anomalia che oggi Spoltore vive. Chiederemo oggi, abbiamo chiesto un consiglio straordinario, urgente rispetto a questi fatti, lì chiederemo come opposizione, tutta l'opposizione, chiederemo le dimissioni, noi come opposizione ma anche quelli della maggioranza, affinché questo consiglio comunale cessi la propria esperienza politica amministrativa, nostro malgrado nel peggior modo possibile cessi questa esperienza, quindi questo faremo. Laddove la maggioranza non dovesse avere questa sensibilità di dimettersi, a quel punto presenteremo successivamente una mozione di sfiducia al sindaco per far sì che lì vengano fuori chi sta da una parte e chi dall'altra.
Delitto Rea, il GIP di Teramo, Giovanni Cirino, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Parolisi, ritenendolo l'assassino della moglie. Melania scomparve il 18 aprile scorso, venne ritrovata morta il 20 aprile nel bosco delle casermette di Ripe di Civitella del Tronto. Dopo il delitto, Salvatore Parolisi potrebbe avere avuto un complice nella deturpazione del cadavere della moglie e nei vari tentativi di depistare le indagini. Dunque, così come nell'inchiesta della magistratura scolana, anche nell'ordinanza del GIP di Teramo si adombra questa possibilità. Incidenti stradali, è morto l'automobilista vastese ferito ieri pomeriggio, Antonio Dettore, 65 anni, non ce l'ha fatta per la gravità delle ferite riportate. Non ce l'ha fatta Antonio De Torre, 66 anni di Vasto, una delle due persone coinvolte nell'incidente accaduto ieri pomeriggio sulla statale 16 Adriatica a Vasto, in località Vignola, direzione Punta Penna, nelle vicinanze di un distributore di carburanti. A scontrarsi erano state una Renault Scenic e una Ford C-Max. Violento l'impatto tra i due mezzi e subito gravi erano apparse le condizioni di De Torre. Più lievi al contrario le condizioni dell'altro automobilista, un 38enne di Paglieta. Sul posto, per i soccorsi, avevano operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e ambulanze del 118 e della Croce Rossa Italiana. Per i rilievi del caso, carabinieri e polizia municipale. De Torre, trasportato d'urgenza al San Pio da Pietralcina, presentava diversi traumi e lesioni. Questa mattina all'alba il suo cuore ha cessato di battere. Si aggiorna un bilancio che in questa estate 2011 è davvero tragico per gli incidenti sulle strade vastese. Stesi. 5 le vittime nell'ultimo mese sulle arterie di Vasto e San Salvo. Una rapina è stata messa a segno questo pomeriggio intorno alle 15.40, poco prima della chiusura, nella filiale di Torre dei Passeri di Banca Caripe. Due uomini a volto coperto e facendo intendere di avere qualche arma in tasca hanno fatto irruzione nell'istituto di credito dove si trovavano alcuni dipendenti, ma nessun cliente. I due banditi, dopo aver minacciato verbalmente i cassieri, sono riusciti a impossessarsi dei soldi contenuti nelle casse prima di fuggire, probabilmente con un complice che attendeva all'esterno dell'istituto bancario. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Popoli. L'entità del bottino non supererebbe 10.000 euro. I malviventi avevano un accento locale. In Val di Sangro, la pagina del lavoro, accordo fatto per la Solfer Indotto Honda, resterà fino a ottobre. La fabbrica di marmitte per le moto giapponesi aveva iniziato il trasferimento dei macchinari la notte scorsa, bloccati dal presidio degli operai. Vediamo. Di Rocco, è un forte stato di agitazione ma anche di tensione? Sì, di tensione, perché molto strano, la Solfer, che è un'azienda di Perugia che lavora per la Honda e costruisce i collettori di aspirazioni, quindi un bel prodotto, quindi fondamentale per la moto della Honda, ieri stava smantellando la fabbrica con dei camion, stava riportandosi a Perugia tutto il materiale. I lavoratori e noi abbiamo bloccato gli stabilimenti, oggi stiamo facendo l'incontro. Tensioni forti in Val di Sangro, con i 21 addetti della Solfer, azienda che produce componenti per la Honda, sul piede di guerra, decisi a tutto pur di difendere il proprio posto di lavoro. Ieri, a ferie iniziate, il colpo basso, con la direzione aziendale che ha provato a svuotare gli stabilimenti di Atessa e Santa Maria in Baro per trasferire la produzione a Perugia. I lavoratori hanno bloccato i cancelli. I cancelli chiusi e dentro il capannone il tir pronto e carico, soprattutto per raggiungere Perugia in un orario sicuramente insolito nel cuore della notte. Il tir è ancora lì, gli viene impedito di prendere la strada direzione Umbria. Momenti di tensione, presidio davanti ai cancelli, con gli agenti del commissariato di Lanciano che sono intervenuti per scongiurare azioni clamorose. L'incontro di stamane tra proprietà e sindacati presso la sede di Confindustria ha comunque diluito tempi e tensioni. Le parti hanno concordato quanto segue: l'attività produttiva dell'azienda non sarà cessata ad oggi e la società si è impegnata a vagliare le possibili soluzioni alternative. Nel frattempo si conferma il mantenimento almeno
almeno fino alla fine di ottobre 2011 di attività tali da assicurare l'occupazione in loco per 16 lavoratori, comprese le figure impiegatizie e indirette. Altre 4 unità operaie dirette saranno impiegate anche a rotazione sulla linea presso lo stabilimento di Pierantonio in provincia di Perugia. Entro il prossimo mese di settembre le parti si metteranno nuovamente a tavolino. Turismo. Il consigliere provinciale del PDL Ethel Sigismondi chiede al presidente della provincia di Chieti di lavorare con gli altri enti per ripristinare il collegamento tra Vasto e le isole Tremiti. Collegamento Vasto-Isole Tremiti, il consigliere comunale di Vasto, Sigismondi del PDL, interessa il presidente della provincia, Enrico Di Giuseppe Antonio. La disponibilità, trapelata questa mattina sulla stampa della società Diomedea, ad investire sul porto di Vasto, in particolare sul traffico passeggeri, deve indurre tutti gli attori pubblici interessati ad aprire con la compagnia navale un confronto per verificare la possibilità di ripristinare, entro l'anno prossimo, i collegamenti con le isole Tremiti e magari anche con la Croazia. A dichiararlo il consigliere comunale e provinciale del PDL Sigismondi. A riguardo, ieri mattina ha annunciato, ho ufficialmente chiesto al presidente della provincia, Enrico Di Giuseppe Antonio, di farsi urgentemente promotore di un primo incontro tra la società Diomedea, regione, provincia e comune, al fine di mettere in essere tutte le auspicate sinergie tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento dell'importante obiettivo. Il porto di Vasto rappresenta una preziosa risorsa sia dal punto di vista economico che turistico. Puntare sul ripristino dei collegamenti passeggeri significa restituire centralità al porto di Vasto e contestualmente, ha concluso l'esponente di centrodestra, ampliare e potenziare l'offerta turistica espressa dal nostro territorio. La pagina del calcio. In Serie B è stato sorteggiato oggi il calendario 2011-2012 per il Pescara, esordio il 27 agosto a Verona, prima casalinga martedì 30 contro l'Empoli. Esordio contro gli avversari storici del Verona, successive 4 gare sulla carta abbordabile con le sfide interne con Empoli e Crotone, intervallate dalle trasferte di Modena e Reggio Calabria. È stato sorteggiato oggi presso la sede della Lega a Milano il calendario ufficiale della serie B-Win 2011-2012. La parte centrale del torneo si presenta teoricamente non facile. Dalla decima alla quindicesima, infatti, il Pescara incontrerà in rapida successione Brescia, andata in trasferta, Ascoli, Bari, Varese, Livorno e poi Padova. Le partite con il Vicenza, all'insegna dello storico gemellaggio tra le due tifoserie, sono previste alla 17ª in Veneto e poi la 38ª giornata in Abruzzo. Finale di girone difficile, 19ª a Torino contro i Granata di Ventura e successivo turno tra le Muramiche contro la Sampdoria di Azzori. L'ultima del girone di andata sarà Nocera e l'ultimissima di campionato, la 42ª, all'Adriatico il 27 di maggio. E allora tutto pronto, fischio d'inizio il 27 agosto al Bentegodi, poi la prima in casa martedì 30 nel turno infrasettimanale contro l'Empoli. Ancora calcio e Lanciano in ritiro a Campo di Giove. Oggi a Fossa Cesia la presidentessa ha presentato le nuove divise. Calciomercato in forse la cessione di Mammarella a Latina. Il Lanciano è in ritiro a Campo di Giove, ma la presidentessa in riva al mare a Fossa Cesia, nella splendida cornice del Tempio, ha presentato le nuove divise da gara firmate Legea insieme col family sponsor G-Sport. Alla presenza del primo cittadino Mario Pupillo hanno assistito i soliti fedelissimi, curiosi di conoscere qualche novità e le ambizioni future, oltre alla stoffa del club rossonero. Tra i tesserati, Roberto D'Aversa, Manuel Turchi, capitan di Cecco e il giovane Cialdini. Non è una sirena, ma Valentina Maio. Innanzitutto, come mai questa location? C'è chi suda a Campo di Giove e invece la presentazione arriva al mare? Ma no, perché è estate, fa caldo, è bello pure, poi ognuno fa il suo lavoro. Cioè i ragazzi giustamente devono stare in ritiro, vanno in montagna, quindi stanno al fresco. Noi stiamo al mare e ci godiamo questa bellissima giornata in questo posto bellissimo. Concesso a Turchi mezza giornata libera allora? Non per mia scelta. Io non c'entro assolutamente niente, è un caso che sia venuto anche lui. Belle le nuove casacche, stupende, che portino anche bene.
Sì, molto molto belle, tutte e tre sono bellissime, poi soprattutto quella gialla, un po' perché è il mio colore preferito, un po' perché comunque riporta anche i colori della città e quindi è una cosa molto molto bella a cui tenevamo a fare. Un sorriso estivo significa anche che c'è voglia di continuare a fare bene? Dobbiamo per forza averne questa voglia e quindi l'entusiasmo deve tornare, piano piano inizia ad arrivare, a crescere sempre di più, poi aumenterà quando ci saranno anche i risultati. Per il resto la squadra suda a campo di Giove in attesa di conoscere novità dal calciomercato. In arrivo un paio di giovani, tra i quali un attaccante, mentre potrebbero partire molto presto Vastola, Antonioli e Colussi. Per Mammarella, che molti danno con le valigie pronte, destinazione Latina, prolungamento di contratto e soprattutto ingaggio sostanzioso per lui, bocche cucite e nessun riscontro. Manuel Turchi. Speriamo che riportiamo entusiasmo alla città, ci saranno tanti inserimenti di parecchi giovani, quindi vediamo di questa ventata di entusiasmo. Anche Turchi è sul mercato? Sì, sono sul mercato coperto, però. Quello sotto in piazza. In piazza. Ma rimarrai? Sì, sì. Altri acquisti? Non lo so, sinceramente. Anche un attaccante? Bisogna fare il mercato in uscita e poi vedremo. In uscita chi ci sono? Si parla di Vastola, si parla di Antonioli, si parla di una difesa da rifondare? No, sinceramente si parla di tutti, non ci sono né nomi né cognomi, si parla di tutta la squadra, quindi vedremo un po' come si svolgerà. A Pescara il progetto Abruzzo Slow Art del Teatro Stabile Abruzzese alla salvaguardia del pianeta cultura. Una vera e propria opera d'arte allestita nel pieno centro di Pescara ha ospitato questa mattina il debutto di Slow Art, la rassegna di eventi filosofici, teatrali, musicali e di danza giunta alla sua terza edizione. L'installazione, firmata dall'artista Andrea Sperelli, montata in via Piave a Pescara, sarà il cuore pulsante della serie di incontri filosofici che prenderanno il via venerdì 5 agosto. Promotrice dell'esperimento, Anushka Brodatz. Slow Art è alla terza edizione e nasce 3 anni fa in una collaborazione con Roberto Fascina di Victor Schuss per parlare di filosofia, musica e danza in una situazione interessante come il giardino di Victor Donna, e offrendo anche un aperitivo al pubblico. Come fare per avvicinare alla filosofia in agosto il pubblico, quindi sedurlo un po' a parte con l'aperitivo, ma anche con una drammaturgia della relazione fatta di teatro, danza e musica. E questa idea è stata vincente, abbiamo avuto sia ospiti internazionali come artisti, sia pubblico internazionale. L'evento, sotto l'egida della provincia di Pescara, è inserito nel progetto Abruzzo 2011, che è il nuovo lavoro del Teatro Stabile d'Abruzzo. L'assessore provinciale alla cultura, Fabrizio Rapposelli. Quest'anno è il secondo anno che abbiamo portato a termine questa idea, questo progetto dal titolo Progetto Abruzzo, e grazie a questa felicissima intuizione il Teatro Stabile d'Abruzzo collabora insieme alla provincia di Pescara, che tra l'altro è anche socia del TSA. E nel Parco della Maiella torna il Sentiero del Gusto e delle Arti da Passo Lanciano a Serra Monacesca. Torna anche quest'anno a Serra Monacesca la manifestazione Magna Maiella, i sentieri del gusto e delle arti, una singolare passeggiata in montagna in programma per domenica 7 agosto che prevede diverse tappe tutte studiate per degustare le bontà del territorio e ammirare le bellezze del Parco Nazionale della Maiella. Il sindaco di Serra Monacesca, Franco Enrico Marinelli. Si tratta di una passeggiata nei boschi, nel bosco di Serra Monacesco, partendo da Passo Lanciano, dove portiamo a gruppi di 50 persone gli iscritti con del bus navetta. Si scende verso il paese, un percorso di circa 10 km intervallato da tappe di degustazione di prodotti locali della vecchia cucina contadina, e poi per finire con una festa finale in piazza. Ogni anno cerchiamo di trovare nuovi sentieri per far vedere le bellezze del nostro posto, insomma. Ci abbiamo l'eremo di Sant'Onofrio, ci abbiamo delle bellezze a molti sconosciuti. Ed è tutto per questa edizione del TG Max, grazie per essere rimasti con noi, arrivederci.